Eccoci qua, ciao a tutte, ciao a tutti, amiche e amici della Valdichiana Magazine. Oggi un'intervista speciale con un ospite d'eccezione, attore comico toscano che già gran parte del nostro pubblico conosce. Approfitteremo di questa intervista per conoscerlo un po' meglio e fare alcune domande interessanti. Faccio entrare subito nello studio, ecco qua, Jonathan Canini, benvenuto. Salve a tutti, ciao Alessio, buonasera. Ciao, grazie mille per questa intervista Grazie a dedicata un po' voi. al pubblico della Valdichiana che segue un po' il nostro giornale, i nostri canali. E grazie davvero per essere qui, ci fa piacere parlare con te. Piacere mio Alessio, grazie a voi di avermi invitato. Senti, ho preparato alcune domande per te. Vorremmo un po' capire meglio quello che fai e come lavori, però innanzitutto partirei dall'attualità. Visto che comunque l'occasione per questa intervista è data dal fatto che il prossimo weekend sarai proprio qua in Valdichiana al Teatro Pinsuti di Sinalunga con il tuo nuovo spettacolo teatrale. E questo Esatto. spettacolo, a quanto ho capito, dovrebbe essere già sold out, però noi comunque vorremmo parlare un po' di questo spettacolo, se ci puoi raccontare un po' di cosa potremo vedere a teatro sabato al Pinsuti di Sinalunga. Certo. Allora sarà in breve, te la faccio breve, un connubio tra personaggi che porto sul web e scene di vita quotidiana legate alla sciagurata scelta, decisione che ho preso 3 anni fa, ovvero quella di essere andato a vivere da solo. Per cui nel corso di questi anni mi sono scontrato con i vari elettrodomestici che prima non utilizzavo, grazie al cielo, tra cui lavatrici, lavastoviglie, forni e quant'altro. E quindi diciamo lo spettacolo si incentra proprio sull'andare a vivere da soli, questa esperienza che prima o poi ognuno di noi fa, ecco, con però tanti, tanti pezzi dei personaggi che porto sul web, tra cui Pamela di San Miniato, il Fattone, l'Anticiclone, Dino di Campocatino, la Sbudella Cignali, insomma, e molti altri. Perfetto, grazie. Quindi sarà comunque un bello spettacolo sicuramente per tutti quelli che Speriamo. verranno al Teatro Pinsuti. Però questa non è la prima volta che vieni in Valdichiana e vieni al Teatro No, Pinsuti, io no, so. no, no, no. Sono venuto, se non sbaglio, l'anno scorso, 2 anni fa. Perdonami che io col tempo sono un po' con lo spettacolo Cappuccetto Rosso, uno spettacolo sicuramente molto, molto diverso, con una comicità, permettimi la parola, anche un pochino più demenziale, voglio dire. Però comunque è uno spettacolo che mi ha regalato tante soddisfazioni perché era molto legato al vernacolo, il vernacolo toscano. Infatti ogni personaggio aveva il suo dialetto, c'era cioè il lupo di Campocatino, Cappuccetto Rosso era fiorentina, il cacciatore pisano e la nonna livornese. Era uno spettacolo un pochino più di nicchia che però anche quello è riuscito a portare in teatro persone con età molto differenti, cioè perché c'erano i bambini anche 5-6 anni fino ad arrivare invece agli adulti anche superiori ai 70 anni, insomma, per cui mi ha regalato tantissima soddisfazione e tornare quest'anno al Teatro Ciro Pinsuti, un bellissimo teatro che avete nella Valdichiana a Sinalunga, è un onore immenso e quindi insomma speriamo che vada bene. Per ora le persone mi hanno dimostrato di nuovo tutto il loro affetto perché il teatro è già pieno tutte e due le volte, sia il pomeriggio che la sera, se non sbaglio forse nel pomeriggio mancano tipo 3 o 4 posti se non mi vorrei sbagliare, però comunque vada. Essendo partito a fare gli spettacoli di cabaret quando avevo 16 anni nei circoli, nelle piazze dove mi chiamavano, ritrovarsi un teatro pieno con persone che comunque magari, che spesso vengono anche da lontano per venirmi a vedere è un orgoglio immenso. Per cui colgo l'occasione per ringraziare ovviamente tutti coloro che verranno e tutti coloro che magari volevano venire ma non ce l'hanno fatta. Speriamo ci saranno altre occasioni. Sì, esatto, sicuramente altre occasioni tornerai. Comunque, se questa è la seconda volta che vieni, ne approfitto per chiederti anche, hai avuto modo di vedere qualcosa in Valdichiana? Quanto conosci il nostro territorio, la Valdichiana? Ti capita di Allora, venire ogni tanto? guarda Alessio, io ho fatto, allora si ritorna al discorso del tempo, non ricordo più o meno che anno fosse, ma se non sbaglio intorno al 2016-2017 venni a fare uno stage in una televisione locale vostra, se non sbaglio Teleidea, può darsi? Sì, Dovrebbe, grazie. conosciamo. E venni a fare lo stage praticamente per il bravio di Montepulciano, che sicuramente conoscerai, un evento
molto importante delle vostre parti, e siete praticamente a Chianciano Terme per 10 giorni. L'unica cosa che il dialetto stretto, che tanti dicono è a Siena si parla un italiano corretto e perfetto, sì, è vero, però ci sono tante parole veramente. Io, guarda, una sola me la ricordo perché me lo diceva il mio tutor, io facevo il cameraman praticamente, il mio tutor che mi diceva dove andare, cosa fare, mi ripeteva questa frase: sei duro come un rapo de Chiana. Questa è l'unica cosa che so. E poi, vabbè, classicone è il citto, cittino, che vuol dire ragazzo, ragazzetto, insomma. E purtroppo ho una cultura molto limitata per quanto riguarda il dialetto della Val di Chiana. In generale, per quanto riguarda tutti i dialetti, perché io ci tengo a precisare una cosa. È vero che i video in dialetto mi hanno permesso di ampliare il pubblico, però tutti i dialetti che tento di replicare li fo tutti male, Alessio, perché per fare alla perfezione un dialetto bisognerebbe abitare in quella zona, perché ci sono talmente tante sfaccettature che è quasi impossibile coglierle tutte. Ad esempio, ti riporto proprio un esempio fresco fresco: feci un video con il Livornese che era sulla spiaggia, e in una battuta c'era la parola sabbia, no? C'era la parola sabbia. Tutti i livornesi mi hanno commentato: si vede che sei pisano, perché a Livorno non si dice sabbia, si dice rena. Cioè, per dirtene una, ma ce n'è. Oppure ci sono tanti. Io sono pisano, no? E c'ho un personaggio che appunto è pisano, Bastiano di Ghizzano, e a volte quando lo porto in scena, tanti mi scrivono: tutto bello, però si vede che non sei pisano, i pisani non parlano così. E io sono pisano, capito? Per cui, nel senso, tutti i personaggi che cerco di replicare, tutti i dialetti, perdone, che cerco di replicare, non sono altro che caricature, ovviamente, di quello che sono poi, insomma, tutti i vari personaggi delle province, che io ho cercato di caratterizzare al meglio possibile per cercare di creare delle gag comiche, ecco. Comunque, scusami se mi sono dilungato, fatto sta che del dialetto chianino non lo conosco molto bene. No, però anzi, Magari interessante. insegnamolo te, Alessio, insegnamolo te. Allora dopo ti do qualche dritta, anzi, magari ti passo Oh, qualche bravo. link su alcune cose che abbiamo fatto sul dialetto Perfetto, chianino. Anzi, magari perfetto. ecco, proponiamo una collaborazione. Se vuoi fare qualcosa, facciamo una rubrica Prima. Jonathan Chianini per puntare su. Perfetto. Oh, comunque, allora, il dialetto non lo conosco molto bene, ma conosco molto bene la vostra cucina eccezionale, stratosferica. Io ci ho lasciato il cuore quegli 10 giorni a Montepulciano, ho preso 2,5 kg in 10 giorni, a forza di pici, cacio e pepe, a ragù di cinta. Poi, comunque, non so se hai avuto modo di andare mai al Bravio di Montepulciano. Il paese, ovviamente, è in festa perenne, dalla mattina fino alla sera. Io mi ricordo, si mangiava sempre a queste sagre, che ogni contrada aveva la sua sagra, quindi noi si partiva di cima e si arrivava in fondo e si mangiava sempre da tutte le parti. Mi ricordo queste piattate di pici al ragù di cinta, che non me lo scorderò più, poi tutte le grigliate, rostinciane, sarcicci, mamma mia, che ricordo. Tra l'altro, ritengo che la Val di Chiana sia proprio l'emblema della Toscana, perché quando mi chiedono: ma qual è la tua città toscana preferita? No? Io dico sempre: non me ne vogliate, ma io la città non è che la preferisco molto alla campagna, perché io se ho un'immagine della Toscana, se penso alla Toscana, la prima immagine che ho è un viale sterrato con i cipressi ai lati e queste colline incontaminate, verdi, piuttosto che con i girasoli e quant'altro. E la Val di Chiana riassume un po' quello che ho detto io ora, insomma. Hai ragione, effettivamente sì, paesaggi, cucina, dialetto sono tutti elementi culturali della nostra zona, ma che comunque fanno parte un po' della toscanità in generale, se vogliamo. Quindi questo è vero. E sempre per rimanere in tema di toscanità, quindi a questo punto mi leggo a quello che hai detto riguardante al dialetto. Giustamente prima facevi la battuta sul fatto che magari anche ogni piccola inflessione locale e dialettale può avere delle grandi differenze, quindi noi tu magari cerchi di portare avanti dei personaggi che caratterizzano un po' il livornese, il pisano, il fiorentino, ma giustamente ogni paesino, magari ogni quartiere addirittura può avere le sue inflessioni e quindi qualcuno può anche discutere sul fatto che non è il vero toscano, non è il vero fiorentino, non è il vero. Certo, insomma. Però
Però ecco, quello che mi chiedo è tu come, quanta parte c'è di conoscenza personale, quanta di studio, quanta di ricerca di dialetti, che magari alcuni sono anche dei gerghi che magari non sono nemmeno troppo conosciuti, insomma, come Certo. lavori per cercare di ricostruire un po' questi dialetti? Ma allora, ho lavorato, studiato su, ho alcuni libri che mi hanno prestato, tanto su internet anche, tante cose su internet, ci sono delle pagine molto interessanti che racchiudono un po', tutti i dialetti, scusami, tutti i modi di dire soprattutto, ma più che altro mi sono soffermato sull'osservazione, cioè perché tutti i personaggi che appunto porto sul web sono persone reali, per cui ovviamente tutti questi non sanno che io gli faccio l'imitazione, a parte il mio zio Dino di Campogaddino, e tutti gli altri sono persone che io ho conosciuto davvero, anche Pamela di Samignato, che è questo personaggio femminile che sto portando in scena ormai da circa 2 anni, 2 anni e mezzo, non è tantissimo, e è una persona reale che non ha la più pallida idea che io stia facendo l'imitazione, e ogni tanto mi capita di rivederla. Ora si è tinta capelli, ora è bionda, quindi è ancora meno probabile che si accorga che gli stia facendo l'imitazione, ma lei parla veramente così, con questa T, quando dice di dove sei di Samignato, che hanno la T strasciata, capito? Come più verso il fiorentino, perché attenzione, perché la T strasciata e la C aspirata ce l'hanno i fiorentini, non i pisani. Beh, San Miniato è in provincia di Pisa, ma siccome è ai confini con la provincia di Firenze, lo strascichio lo piglia pieno, poi lo San Miniato, lo strasciato, no? Per cui ecco, più che uno studio proprio sui libri, ho osservato i personaggi che mi circondano, avendo la fortuna anche di venire da una famiglia molto variegata, perché ho i parenti sparsi in ogni parte della Toscana, a Livorno, a Ghizzano di Peccioli, a Campogaddino, a Firenze, insomma, quindi ho avuto modo di osservare tutti questi personaggi astratti quasi durante le scene di Capodanno, di Natale, e io mi chiedevo, ma com'è possibile che il mio zio di Campogaddino abbia questa calata così diversa dalla mia zia che abita a Livorno, e ci voglio dire, poi se si va a guardare ci sono pochi chilometri di differenza, eppure a livello dialettale le differenze si notano molto. Probabilmente le notiamo più noi che siamo toscani rispetto a coloro che vengano da fuori, però ragazzi, io quando sento fare l'imitazione del livornese, a volte mi è capitato sul web e lo fanno parlare in fiorentino, mi sento male. Io cioè, la son di Livorno, la son di Livorno, la son di Livorno, ma dove? Probabilmente è una cosa che noto solo io e comunque tanti toscani, però a mio parere le differenze sono più che marcate. Cioè, se si va a guardare il dialetto di Campogaddino, Garfagnino, è molto simile al dialetto di Forte dei Marmi, al posto della C mettono la G e fanno un po' di confusione con l'accenti, è un po' così. È vero, è vero. Quindi no, è bella questo racconto, anche l'esperienza appunto della cena di Natale con i parenti, che diventa anche il modo per carpire un po' i segreti dei vari dialetti della Toscana. Molto interessante. Senti, a questo punto allora ti chiederei, tu sei diventato molto famoso, molto apprezzato, molto seguito anche dal nostro pubblico in Val di Chiana, già da molti anni, comunque con tanti video, tante attività sui social. Però non hai iniziato soltanto con i video su YouTube e comunque con queste attività di creatore di contenuti per il web. Quindi ti chiederei Grazie per proprio di questa domanda. partire. Grazie, Come è grazie. iniziato, insomma, la tua carriera comunque da attore, da comico toscano, come è iniziata e come sei arrivato poi a questa fama successiva? Allora, io ti ringrazio adesso per questa domanda, per il semplice fatto che alcuni a volte mi scrivono sotto gli eventi teatrali, insomma, di questo spettacolo che sto portando, mi scrivono: ma cosa ci fa uno youtuber in teatro? Cosa ci fa un TikToker in teatro? Cioè, ovviamente queste magari sono persone
giustamente anche dire, non mi conoscono, hanno visto qualcosa e pensano, no, guarda, questo era, vuole far furbo, no? È partito con i social, era andata. Io in realtà ho fatto tutto il contrario, ho iniziato a fare cabaret nei circoli, nelle piazze, come dicevo prima, dove capitava, portavo in scena delle scene di vita quotidiana, chiaramente, come si fa un po' tutti, no? All'inizio, con un gruppo di persone, un gruppo di amici, i piccioni spennati si chiamavano, ma se era piccino non avevo ancora la patente, insomma, ci si divertiva così. Poi pianino pianino, soprattutto dopo l'esperienza che mi ha fatto veramente capire che questo doveva essere il mio lavoro, che è la realizzazione di un lungometraggio, o Quanta fila c'era. È quello, diciamo, più che un lungometraggio, più che un film, è un esperimento, perché è stato realizzato con la compagnia teatrale di cui facevo parte, insomma, dove ho fatto anche lì tre anni circa di teatro sperimentale, portando in scena commedie, insomma, anche abbastanza impegnative. Te ne cito una, tra l'altro mi sembra l'ultima che ho fatto, 40 mannoli di mostra di Peppino De Filippo, un'esperienza che mi ha fatto crescere molto, mi ha fatto un pochino, mi ha aiutato a combattere una timidezza che mi porto dietro fin da quando sono bambino. Ma tuttora, tuttora il teatro mi sta continuando ad aiutare, ma sono da una parte purtroppo, perché a volte mi sembra di essere bischero, mi metto in imbarazzo con una facilità estrema, però diciamo mi ha aiutato a combattere questa cosa. Facendo questo film, o Quanta fila c'era, mi ricordo perfettamente alla prima proiezione al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, e tra l'altro ringrazio, non finirò mai di ringraziare, che mi ha sempre appoggiato sia per il film, abbiamo avuto il patrocinio, sia per un altro lavoro, un docufilm, si chiamava Santa Maria Monte, un giornalista di troppo, tra l'altro, non so se è presente sul web. Praticamente, cosa succede? La prima proiezione di questo film al Teatro Comunale di Santa Maria Monte, per la prima volta vidi un teatro pieno. Teatro pieno ovviamente non di persone che venivano a vedermi di sua spontanea volontà, è molto semplice. Nel film ci sono tanti attori, questi attori hanno tanti parenti e quindi il teatro si è riempito molto facilmente. Però a differenza di tutte le altre volte, io di fronte non avevo soltanto i miei amici e parenti, ma avevo anche persone che non conoscevo, che erano i parenti degli attori, chiaramente. Vedere delle persone divertirsi per una cosa che avevo scritto, per una cosa che avevo creato, mi ha emozionato fuori, proprio, cioè, non so neanche io come descriverlo, e per un attimo mi ha fatto dimenticare completamente della situazione che stavo vivendo, perché cioè, questo film, anche se amatoriale, anche se fatto con i mezzi di fortuna che avevamo, comunque ha avuto un costo, e vuol dire, io non è che avessi avuto chissà quale possibilità economica, praticamente finì tutti i soldi che poi i soldi che avevo li finì fare questo film, quindi ero messo malino, anche perché c'avevo da pagare la rata della macchina, che era di 250 euro al mese, e io non sapevo come pagarla, perché avevo finito tutti i soldi per inseguire questo sogno di fare cinema. Però ecco, togliendo il discorso economico, che chiaramente è andato tutto in perdita, chiaramente, però in quel momento ho capito che io dovevo fare quello in qualsiasi modo, e il web chiaramente mi ha aiutato ad allargare il bacino di pubblico, e di questo gliene sarò sempre, sempre grato. Ecco, questa è una cosa, grazie per l'esperienza, è una cosa molto importante, appunto, quindi che vieni comunque dal mondo teatrale, comunque dello spettacolo, del cinema, e il web ti ha aiutato a potenziare un po', a raggiungere magari un nuovo pubblico. Certo. E quindi che tipo di rapporto hai adesso con il tuo pubblico? Penso che sia molto importante il fatto che tu porti in giro degli spettacoli e comunque ti fai conoscere anche nei teatri, si vede che comunque quel mondo ti appartiene in qualche modo. Però quello che ti volevo chiedere è qual è il tuo rapporto con i follower sui social, quanto ti possono essere di sostegno e di aiuto, comunque possono indirizzare un po' la tua linea nel creare contenuto, nel creare o sviluppare determinati personaggi o determinate linee comiche. Ma io senza il mio pubblico non esisterei, per cui sono estremamente grato a tutte le persone che
con un gesto semplice che è quello di premere un bottone, per loro è un gesto semplice, però per noi che si sta dall'altra parte, ricevere un commento gratificante, ricevere un like, almeno parlo per me, è la gratificazione più grande, perché poi alla fine andiamo a ricercare il divertimento, il sorriso. E quindi mi ritengo fortunatissimo, anche perché il mio pubblico mi sembra che mi voglia bene e che non sia un bene relativo soltanto al contenuto che faccio ogni tanto, cioè proprio sono affezionati alla persona, mi sembra di capire, anche vedendo ciò che mi scrivono quando mi incontrano per strada, cioè sembra proprio che mi vogliano bene e io gliene voglio a loro, anche se chiaramente tutti non li posso conoscere, ma è un'emozione incredibile, soprattutto quando capita che mi riconoscono i bambini, anche gli anziani. Ti dirò, guarda, i bambini sono proprio una spanna sopra tutti, ma anche quando capita che mi ferma la persona anziana, che comunque ne ha viste di cose, nel senso anche a livello artistico, e mi fa un complimento, lo È una bella recepisco soddisfazione, insomma. e mi metto in imbarazzo subito, ma con una facilità estrema, perché mi sembra ancora di vivere un sogno, non ho ancora ben, come si può dire, non ho ancora preso coscienza di quello che mi sta accadendo, che fondamentalmente è quello che ho sempre voluto poi alla fine. No, no, a me sarei un bugiardo a dire che è accaduto tutto per caso, perché io l'ho cercato questa situazione, l'ho cercata perché volevo fare teatro, volevo fare cinema, voglio tuttora chiaramente fare cinema e teatro, e senza il pubblico il nostro è un lavoro che non può andare avanti. Per cui io ero arrivato al punto che volevo fare cinema, però non avevo i mezzi per fare un altro film, per cui prendendo spunto ovviamente anche da tutti coloro che già facevano web, mi ricordo Wilbush, Frank Matano, ce ne sono tantissimi, e poi ne sono arrivati altrettanti dopo, io ho detto ma proviamo a fare qualche contenuto per il web e magari mi faccio conoscere da più persone. All'inizio purtroppo i video che realizzavo venivano visti da veramente una manciata di persone, ma quando dico una manciata non sto parlando di 200 o 300, sto parlando di 15-20 persone, cioè poi i video anche tecnicamente abbastanza complessi perché c'erano dei cambi costume, c'erano delle inquadrature in movimento, c'erano e quindi era una situazione un po', voglio dire, era mortificante, ecco, ma non perché l'investimento di tempo era incredibile rispetto poi al risultato che ottenevo. Passai un periodo un po' frastornato, mi ricordo portavo in scena comunque gli spettacoli, ho portato in scena tre spettacoli, se non sbaglio, il primo si chiama Palcoscenico e Canini come i denti. Sì, e poi l'altro con i piccioni spennati, però si va ancora più indietro. In quel periodo praticamente facevo, dove mi chiamavano andavo, quindi nei ristoranti, negli eventi di paese, nei circoli, eccetera. Nel mentre facevo due lavori, lavoravo il pomeriggio e la mattina qua dal mio babbo praticamente che ha una falegnameria e facevo il lustrino. Non so se questo mestiere ormai è andato un po' a perdersi anche con l'arrivo di tutti questi nuovi macchinari. In sostanza il lustrino è colui che prepara i mobili alla verniciatura. Non è proprio uno dei lavori più belli, o comunque no, ma c'è a chi piace, però a me non è che entusiasmasse molto, perché dovevo stare tutto il Capisco. giorno lì, attacco, no. E il pomeriggio, la sera, scusami, dalle 6 fino a notte inoltrata, lavoravo come cameriere in un ristorante. In più facevo anche questi spettacoli, però chiaramente non mi sentivo gratificato. E poi comunque, nonostante i due lavori dove venivo retribuito, quindi cioè, in sostanza quelli erano i miei lavori veri, poi lo spettacolo era il mio hobby, ma dentro di me io lo recepivo quello come lavoro vero, gli altri mi servivano solo per sostenermi in qualche modo, perché appunto i miei genitori che all'epoca detestavo perché loro no, chiaramente avevano paura che io mi addentrassi in questo mondo molto oscillante, voglio dire, senza sicurezze, per cui non è che mi abbiano mai spinto più di tanto a entrarci in questo mondo, per cui mi sono sempre dovuto arrangiare da solo, cosa che ora è tutt'altro, perché senza i miei genitori non farei niente, probabilmente perché mi
mi assecondano sempre, mi danno un supporto stratosferico, sia a livello mentale ma anche proprio a livello fisico, perché sono loro che mi accompagnano sempre agli spettacoli e ho avuto proposte di management, ma per adesso io mi sento di continuare così perché si è creato proprio un clima fantastico anche dietro le quinte prima di ogni spettacolo. Se io non avessi la mia famiglia non lo so come potrei andare, per cui ecco, insomma, scusami se mi sto dilungando, no, ma si parla di cose che sento particolarmente, quindi starei qui tutto il giorno. E praticamente io continuavo a fare video sul web, questi video che non si vedeva nessuno, eccetera eccetera, gli spettacoli andavano come andavano, non mi sentivo gratificato, fino a che un giorno, una sera, al circolo, l'unico circolo che c'è nel mio paese, un paesino di circa 1000 abitanti, qui a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, insieme al solito amico di una vita, Lorenzo, praticamente abbiamo visto una scena abbastanza divertente, perché devi sapere che nel mio paesino c'è un'unica attrazione per i turisti, chiamiamoli così, che è un lago. È un lago, questo bellissimo lago dove c'è anche un ristorante, e per andare al lago le persone devono passare dal circolo, nella strada dove c'è il circolo. Il problema è che questo lago è un po' nascosto, quindi capitava spessissimo che le persone si fermassero, scendessero dalla macchina, venissero al circolo per chiedere informazioni su questo benedetto lago. E capitava talmente spesso che noi, quando vedevamo un forestiero, come si chiamano in paese, quando si vedeva questi forestieri entrare nel circolo, non gli si faceva neanche aprire bocca, cioè, dov'è il lago? E loro ci rimanevano perché dicevano, come fanno a sapere? E quindi si spiegava la strada. Capitò una sera che dentro questo circolino di paese entrò un signore livornese, palesemente livornese, perché dall'accento si sentiva, volevo sapere dove era il lago. Ha fatto due parole col barista, e ovviamente immaginate un forestiero livornese con accento marcato, mi ricordo, cioè, questa carnottiera molto esuberante. Ovviamente tutti i paesani, tutti i circolanti, no? Quelli che erano nel circolo, lo guardavano, no? Come per dire, ma che vuole questo? Quando è andato via, ovviamente tutti subito appena è uscito, tutti a dir male, no? Che è un classico, ma lo fanno anche con me, quindi tipico da circolo. Esatto. E io rimasi con questo mio amico Lorenzo e gli improvvisai un pezzo con i vari dialetti, ma in modo molto goliardo, molto così, li feci di voi, mese, fiorentino e pisano lucchese. Questo mio amico che mi seguiva spesso durante gli spettacoli, mi veniva a dare la mano, a volte metteva la musica, e mi disse, Johnny, siccome questo pezzo lo fece divertire molto, mi disse, Johnny, guarda, io ti voglio dire una cosa, i video che fai sono carini, sono bellini, per amor di Dio. Però perché non provi a fare un video in dialetto? Ah, qui ora mi sono perso un pezzo. Nel frattempo ho fatto anche la scuola di cinema a Firenze. Che è comunque importante. Sì, mi ha dato una base tecnica fondamentale per ciò che faccio. E io subito sono andato contro l'idea di questo mio amico, perché gli ha detto, ma come Reggio, a scuola di cinema ci impongono quasi una dizione più pulita più possibile, un italiano più corretto possibile per essere compresi anche fuori dalla Toscana. Vabbè, ma che te ne frega, dai, tanto peggio di così. E in effetti aveva ragione, invece che 20 visualizzazioni ne avrei fatte 15, però non è che mi cambiassi. Feci questo video in vernacolo, Alessio, io te lo giuro, non, guarda, è una roba incredibile. Io ho caricato questo video alle 10 di sera, quindi un orario anche poco consono per caricare video su internet. Lo caricai alle 10 di sera, io la notte ho dovuto silenziare il telefono, perché ogni 3x2 mi suonava questo... A forza di notifiche, di commenti. Sì. Poi Facebook comunque non era come ora, erano tutti su Facebook, cioè era molto attivo, un social molto attivo. E, praticamente io la mattina vado... Io neanche ci avevo pensato che era quel video, io pensavo di qualche imbecille di qualche mio amico che mi manda messaggi, mi fa gli scherzi, va a sapere. La mattina vado a vedere quel video e mi accorgo che quel singolo contenuto aveva fatto più visualizzazioni rispetto a tutti gli altri che avevo fatto in precedenza. E quindi ho detto, cioè, io non ci ho capito nulla, praticamente, perché come a scuola di cinema
Per cui ho seguito un pochino la richiesta del pubblico, ritornando al discorso che facevamo prima, perché appunto senza il pubblico noi non esistiamo, e da lì poi è nato tutto, sono nate diverse collaborazioni, successivamente sono arrivate anche diverse proposte commerciali, e poi da questo filume, diciamo, è nato anche Cappuccetto Rosso poi alla fine. Quindi tutto collegato comunque, Oh, non è stata una scusami cosa. Alessio se ti ho fatto, Madonna, un Ma monologo. invece è proprio quello Taglia, che taglia. vuole... No, no, è proprio quello che vogliamo. Mi interessa molto comunque un'intervista in cui racconti di te ed è stato Grazie. molto, molto interessante. E per finire, un'ultima domanda proprio su questo, ti vorrei chiedere proprio più dal punto di vista tecnico. Comunque hai parlato dell'esperienza comunque di Firenze, la scuola del cinema. Collegato anche a questo, dal punto di vista tecnico, ti chiederei quanto è solitario il tuo lavoro? Cioè, comunque anche l'impegno, anche solo di, soprattutto quello che riguarda la preparazione dei contenuti per il web, Certo. scrivere un pezzo, recitarlo, montarlo, riprese. Hai già parlato comunque di tante persone che ti possono supportare, non solo familiari e amici, ma quanto è solitario il tuo lavoro? Quanto sei una persona che lavora da solo in questo e quanto invece coinvolgi altri? Questa è una bellissima domanda. Allora, ho iniziato completamente solo, completamente. Mi ricordo per fare un video anche di 5 minuti a volte ci mettevo 3 giorni perché proprio dovevo sistemare le camere, poi comunque cercavo di rispettare anche se nel mio piccolo le regole cinematografiche, viene chiamata in gergo la grammatica cinematografica, per cui se io con un personaggio X mi rivolgo da sinistra verso destra, con un personaggio Y che andrà a rispondergli dovrò fare il contrario, quindi da destra verso sinistra. Sono tutte piccolezze, però essendo da solo ho faticato un po' all'inizio. Il video che ho faticato di più di tutti, probabilmente non l'hai visto giustamente, Toscani versus Sushi, che ho ricreato senza effetti speciali. Mi sto riferendo al Chroma Key che va tantissimo di moda. Ora ci sono addirittura gli effetti che te lo fanno in automatico, prima non c'erano. Praticamente ricreai questa situazione che ricordasse vagamente un ristorante cinese, ma tutto registrato nella mia cameretta 3 metri per 2, quindi veramente è stato un delirio. Poi pianino pianino, crescendo anche sui social, facendomi sempre più conoscere, ho incontrato dei validi collaboratori che tutt'oggi mi danno una mano, anche se diciamo per i video del web, a meno che non sia una cosa straordinaria, come ad esempio uno degli ultimi lavori un pochino più articolati, che è L'acqua del fattone, a chiamarlo cortometraggio, mi sembra un po' da presuntuosi, anche perché non ha proprio la struttura di un cortometraggio, è un video un pochino più lungo, diciamo così, Ok. realizzato insieme a degli amici ormai storici, Ciccio Toccafondi in primis, poi Blebla e tanti altri, praticamente in queste situazioni ci sono delle persone che ho conosciuto, diciamo, lungo il percorso che mi porto sempre dietro. Io non sono uno che gli piace. Ora, non voglio essere volgare, però diciamo non mi piace lavorare. Se conosco una persona con la quale mi ci trovo bene, è quella per sempre, a meno che lui non decida di non lavorare più con me, perché è un discorso proprio di empatia, probabilmente, non lo so. Ho capito. Non so bene neanche come spiegartelo. Attualmente ho una ragazza che mi dà una grossa mano sia nelle riprese che nel montaggio soprattutto, e che non finirò mai di ringraziare perché ovviamente cioè, se devo stare 2 giorni a montare un video, chiaramente non posso permettermi nel mentre monto di scriverne un altro, per cui è tutto un pochino più macchinoso. Mentre invece così sto trovando pianino pianino un equilibrio, anche se un'altra persona sarebbe ben accetta, soltanto che non si riesce a trovarla, Alessio, non si riesce a trovare, non ci perché tutti quelli che escono dalla scuola di cinema, giustamente, vogliono subito andare a fare registi, vogliono fare registi, vogliono dirigere film. Io ho avuto modo di parlare con alcuni di loro e ho dovuto spiegare che, ragazzi, non è che non potete pensare di uscire dalla scuola di cinema e andare a dirigere un film, uno, perché nessuno vi darà mai la possibilità, due, perché non è poi così semplice, nel senso, è una gabbia di matti. Io ho avuto modo di stare qualche volta su alcuni set,
ti posso garantire che, cioè, anche se avevo fatto la scuola di cinema, anche se avevo fatto alcune esperienze, ogni volta c'è sempre qualcosa di nuovo da capire, che se non sai tante terminologie, se non sai come muoverti, è un problema. Cioè, e quindi, scusami la parentesi. Anzi, lanciamo anche un appello se qualcuno vuole aiutare, quindi chianini per canini, andate, proponetevi. Esatto. No, però, ma sì, mi hanno scritto tante persone, tantissime mi hanno scritto, e tanti anche validi, però abitano a 100 chilometri da me, è un problema, ho bisogno della persona fisica. Ora lo so che si può lavorare tranquillamente anche in remoto, però mi garba parlare con una persona faccia a faccia, cosa che spero di fare anche con te, Alessio, un domani volentieri, magari... anzi forse anche sabato magari ci vediamo, vediamo come se riusciamo a beccarci, dai, speriamo, che sicuramente con gli altri della redazione vi troverete magari per un saluto. A questo punto, allora, innanzitutto ti ringrazio per la bella e lunga intervista, ti propongo un giochino finale, un quiz, visto che comunque abbiamo parlato anche un sacco di dialetti. Noi alla Val di Chiana comunque siamo molto impegnati nel dialetto chianino, insomma, poi ti passo magari anche qualche link se vuoi trovare qualche bel modo di dire o qualche parola. Con gli amici Andrea Comunicazione a Siena Lunga abbiamo fatto anche negli scorsi anni la versione chianina del mercante in fiera, quindi ora ho preso delle carte a caso per vedere un po' se... Facciamo un quiz, vediamo un po' quella carta in chianino, secondo te come viene detta negli altri dialetti toscani. Vediamo un po', e poi se qualcuno vuole ci corregge poi nel pubblico. Prima è questa, direi che è tipica della Val di Chiana, la mota. La mota, esatto. La mota si dice così in tutta la Toscana oppure... Sì. Ah no, no, tutta la Toscana non lo so, ma dalle mie parti assolutamente. Cioè, se dici... tra l'altro c'era una battuta in uno spettacolo della Sbudella Crignali, che è un personaggio un po' astratto, anche quella di questa signora, del ragazzo, insomma, con questa fortuna che va a caccia, e dice praticamente, sono andato a questo ristorante e c'avevo gli stivali e il cameriere mi ha fatto no, non puoi entrare con quelli, se non lo vedi c'ha tutta la mota. No, scusa, no, ho sbagliato. Dice il cameriere, non puoi entrare con quelli, è piena di sono pieni di fango. Fango? Ma che fango? Lo vedi, è mota. Insomma, ho fatto un po' di confusione, però. Va bene, però diciamo che questo è proprio la parola tipica, diciamo, se vogliamo, per capire un po' come è fatto il territorio. L'altra che io amo particolarmente, comunque, da chianino, è a Trainoni. Ovvero quando lasci qualcosa in giro in maniera confusa, lasciare qualcosa a Trainoni. Non so se c'è qualche modo di dire in altre parti della Toscana che è simile a Trainoni. Certo, porca miseria, c'è, però non me la ricordo adesso, c'è talmente tante. Sì, vabbè, noi si utilizza anche tanto, vabbè, questo penso sia italiano, hai lasciato un macello. Oppure insomma ce n'è tanto, ora mi viene in mente Trainoni, però non lo sapevo, me la segno. Vai, segnatela perché è bella. Poi invece queste sono due, diciamo, della vecchia edizione. Allora, questa stracanato, persona ormai stanco, sfatto che non ne può più, una persona stracanata, noi diciamo. Sì, stracanato. No. E l'altro, questa non la sapevi? No. Questa c'è sicuramente qualche altra versione invece, ricutinato, uno vestito bene, a modo, magari dopo che ha finito il lavoro in campagna, si ricutina a modo, quindi si veste per bene, magari per andare a ballare. Sì, e qui invece si utilizza o leccato o apparecchiato. Tutto apparecchiato, sì. Ricutinato, queste cose si possono dire per la tavola o per le persone vestite bene a festa. Okay. Dai, ti ringrazio, grazie mille per esserti prestato anche al gioco. Io ti ringrazio davvero per l'intervista, rinnovo quindi a chi ci vede, a chi ci ascolta poi questa intervista, e vediamo se ha già preso i biglietti, comunque magari avrà modo di vederti dal vivo, comunque sicuramente ha modo di vedere poi tutti i tuoi video e tutte le tue creazioni online continuando a seguirti. Grazie davvero, è stata veramente molto, molto interessante. Grazie a te, Alessio. Alla prossima, allora. Ci vediamo presto. Ciao, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao.